lo possono fare due uomini, lo possono fare un uomo e una donna, ma non lo possono fare due donne, una cosa misteriosa. Ma misteriosa. Disperati, portiere, disperati, che la parrucchiera Susi sa più di te. Sa più di me, la parrucchiera sa più di me, perché tu sai che cosa possono fare due uomini, oppure un uomo e una donna, non la possono fare due donne, lo sai tu? No, io faccio una cosa fresca, fresca di giornata. Sì. Buongiorno, buongiorno. Ah, buongiorno, direttore. Buongiorno. Saluto. Buongiorno. Direttore, vabbè. Dici, che cosa sai? E allora il direttore mi sarà testimone. No, che cosa? Vuoi fare il testimone, vabbè. Vuoi sentire? Sì. La signora Oliva questa mattina è venuta a farsi i capelli e ci aveva in mano una busta del marito. Ah, e tu sai che cosa c'era scritto dentro? C'era scritto che il marito tiene un debito di 350 euro e che le deve pagare dentro 7 giorni, se no aumenta va a finire di altri 12%. I padroni lo uomini e poi non pagano i debiti. E tu che ne sai? La busta era sigillata, lei l'ha aperta innanzi a me. Lo so, è che vuoi fare? Io sono veggente, mia cara, io veggio, hai capito? Veggio. Vabbè, che... concetto non c'è sta. No, sta lavorando. Sta lavorando. Come sta faticando? Capito pure questo. Ma poi ha salutato a Mille. Senz'altro. Avecchiere, piccolo così saluto me. La tecnica del controluce funziona sempre. Ma che volete fare? Io sono veggente, veggio. A proposito, direttore, è arrivato un pacco destinato a voi. E dove sta? Vedi. E c'è la mia moglie sotto sorveglianza. Lo sta controllando. Perché? Non si riesce a capire che cosa c'è dentro senza aprirlo. Raffè, valla a pigliare, che lei è un pacco urgente. Lo apriamo insieme, ti faccio vedere a te. Ma no, è importante che lo apriamo insieme. Lo apri tu, però valla a pigliare, che lei è una cosa urgente. Non vorrei che voi la aprite solo voi, non ci no, sono. No, va. Allora lo vado a prendere. Stai qua, non un momento. Io lo vado a prendere. Vai, fai presto. Va bene. Ma guarda chi sto, guarda.